Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Q&A Tech dei Buona Fine di Domenica, buon inizio per la prossima settimana. 5 le vostre domande, andiamo a rispondere come al solito e muovetevi a lasciare un like e a condividere questo video prima della sigla, così, sulla fiducia. E iscrivetevi al canale, io aspetto. Avete fatto? Ah, allora aspetta ancora. Avete lasciato like, avete condiviso il video? Aspetta, tu l'hai fatto? Lo stai facendo ora? Aspetta, allora ti aspetto. Ok, partiamo subito. L'ha fatto. E tu l'hai fatto? L'hai fatto, l'hai fatto. Iniziamo subito. Allora ragazzi, veramente grazie, scusate la scenetta iniziale, ma i like, le condivisioni e soprattutto le vostre iscrizioni al canale ci aiutano a crescere, quindi se state guardando questo video e non l'avete fatto, per carità, io non è che vi obbligo a lasciare un like controvoglia, però se lo fate non vi costa nulla e a noi ci aiuta a crescere, possiamo produrre sempre più video, non solo più video, ma anche video di qualità maggiore, chiaramente, grazie al vostro supporto. Quindi partiamo dalla prima domanda che è di Alessandro Sarni. Q&A, ciao Andrea, cosa ne pensi di Xiaomi Mi Band 2, la proverai? Allora, sicuramente la proveremo, non so se la proverò io perché non ho provato la Mi Band 1, e probabilmente credo la proverà Francesco, non sono ancora sicuro. La proveremo, verrà recensita, non credo però di provarla io. Puccia, Q&A, quale smartphone mi consiglieresti sui 300 euro, su Meizu o Xiaomi, dove lo potrei comprare con lingua italiana? Io pensavo ad un P9, un P10 Lite. P9 Lite, ovviamente aspetterò una... Ah, un P10 Lite, cioè stai a pensare al P10 Lite. Guarda, se ti serve uno smartphone non ha senso aspettare il P10 Lite. Per me ci sono ottime soluzioni anche parecchio al di sotto dei 200 euro. Ad esempio sto provando e forse avrò già recensito nel momento in cui vedrete questo video l'M3 Note di Meizu, che è un telefono veramente eccezionale. È un 5,5 pollici, quindi deve piacerti lo schermo grande, però è veramente eccellente. Non è un Pro 6, però se la cava davvero discretamente. In alternativa ho anche recensito a quest'ora credo il Vernitor, che è un altro ottimo smartphone che viene venduto ad una cifra ridicola di 140 euro su Amazon. Viene venduto con Android 6.0, sensore delle impronte. Secondo me ci sono ottime offerte. Guarda, forse più che l'M3 Note, o meglio, M3 Note se vuoi un phablet. Vernitor secondo me è il migliore entry level che ci sia al momento, in generale, basta, non si discute. A quel prezzo è irrinunciabile, quindi uno di questi due ti consiglierei. Marco Milanese, Andrea, ci descrivi lo smartphone dei tuoi sogni, nel senso elencaci tutti i componenti e o le caratteristiche che tu metteresti su questo smartphone. Difficile. Allora, forse come schermo chiaramente vorrei una risoluzione full HD, di più credo non serva e magari sia anche poi troppo avido di risorse uno schermo 2K 4K, quindi no, un bel full HD da 5 pollici e 2 al massimo, ma diciamo 5 pollici, quindi un 5 pollici secondo me al momento è l'ideale. In metallo, però non scivoloso, con una fotocamera non sporgente, però comunque di qualità, che assicuri anche magari, come vi ho detto su Q&A Sunday su iPhone Italia, la possibilità di scattare con una lente grandangolare, quindi simile a quella di G5, perché la lente grandangolare mi è piaciuta davvero tanto. Sensore delle impronte digitali, lo voglio sul retro, perché secondo me è più comodo, è più comodo, non c'è niente da fare, per me è più comodo. È chiaro che poi quando magari appoggio il telefono sull'auto o su un dock devo toccarlo dietro e non è così semplice come toccare invece il tasto home davanti. Quindi questo principalmente, non ho grandi richieste. E un sistema operativo, sinceramente al momento per me è abbastanza indifferente se dovessi, diciamo, se dovessi creare un telefono io, per me è abbastanza indifferente, sia Android che iOS vanno bene allo stesso modo, Windows Phone è un po' più indietro oggettivamente, quindi sarebbe indifferente. Per me, per il tipo di ecosistema che ho scelto ormai da anni, preferirei iOS, però è chiaro che pensare a un dispositivo iOS che non lo faccia Apple non ha senso, quindi a bordo ci metterei l'ultima versione di Android, magari ci metterei anche la possibilità un po' di provare qualche beta. Chiaramente lo so che non sono fattibili queste cose, però una cosa che invidio da sempre ai Nexus è proprio la possibilità di provare le beta di Android, delle nuove versioni di Android. E sappiamo che Sony ha provato a fare qualcosa di simile di recente con Android N, ha rilasciato qualche beta, qualche custom ROM ispirata, insomma, ha già fatto qualcosa di interessante, quindi un qualcosa del genere. E una batteria, una batteria che mi assicura una settimana di utilizzo intenso.
Questo sarebbe lo smartphone dei miei sogni. Diamond Chuck, ma che microfono utilizza? Allora, questa cosa non l'ho mai detta su Tech, ora la dico qui. Nel frattempo il microfono in realtà, allora, è un combo, diciamo. C'è lui che è il registratore, un Tascam DR05 che ho acquistato su Amazon. Come su Amazon ho acquistato anche il Rode, questo qui lavalier, questo filo che mi arriva qua col microfono. Quindi Rode Lavalier più Tascam DR05. Purtroppo qui vedete lo scotch perché il cavetto del Rode, dopo onorati svariati mesi, anzi anni di servizio, mi ha un attimo abbandonato. Non è che mi ha abbandonato, si stacca lì. Siccome questo adattatore, tra l'altro, lo vendono a parte per la connessione, ha un po' perso la connessione, appunto, e quindi ogni tanto si sfilava e io non registravo più nulla. Però due ottime soluzioni, li ricomprerei entrambi così come sono, perché per quello che faccio assicurano la qualità che voglio senza spendere tantissimo. Non stiamo parlando di microfoni da 20 euro, però se considerate che ci sono solo microfoni come il Rode Lavalier, quindi solo questo, non poi il registratore, che arrivano a costare 300-400 euro, qui si spende di meno, ma non si spende 20 euro. E siamo arrivati all'ultima domanda di questo Q&A Tech Day, è di Mauro Plus. Ciao, ho un S7 Edge, vale la pena cambiarlo con un P9 Plus? Secondo me assolutamente no, perché Samsung ha più esperienza nel campo e realizza smartphone più maturi, più completi. Secondo me ci sono delle caratteristiche di P9 che non mi hanno totalmente convinto, a partire dalla doppia fotocamera, che è praticamente inutile secondo me. E appunto non ho provato il P9 Plus in realtà, però ho provato l'S7 Edge e credo che, anche avendo visto qualcosa sul P9 Plus, non ci sia confronto. Spero di provarlo presto il P9 Plus. In ogni caso, però, insomma, hai un S7, non hai un S6, hai un S7 Edge, voglio dire, tienitelo, perché secondo me è uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione. Bene ragazzi, questo appuntamento con Q&A Tech Day finisce qui. Mi raccomando, avete lasciato like? Sì, l'avete lasciato. Però ora fate un'altra cosa, io aspetterò le vostre domande qui sotto per il prossimo Q&A Tech Day che andrà online domenica prossima, sempre alle 18. Forza, fate le vostre domande. Esprimetevi ragazzi. State scrivendo. Sì, sento il rumore dei tasti. Qualcuno che ancora scrive con una tastiera meccanica di quelle che facevano... Lo sento che state scrivendo. Poi c'è qualcuno che scrive con il touch e che ha la vibrazioncina sulla tastiera Google che fa... Ok, baggianate a parte. Lasciate le vostre domande e vi risponderò domenica prossima alle 18. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.